Il primo CDA della Fondazione Artea, in scadenza il 3 luglio, data in cui terminerà la fase iniziale di startup, ha scelto di debuttare con il progetto Fuori dai luoghi comuni. Si tratta di 6 itinerari alla scoperta di arte, natura e tradizioni meno note della parte più a sud della provincia di Cuneo. Tali proposte andranno in scena in altrettante domeniche dei mesi di luglio ed agosto. La partecipazione alle giornate è gratuita, i pranzi saranno liberi, ma sono stati anche contrattati dei pranzi convenzionati per chi voglia usufruirne. È previsto inoltre anche per chi arriva da più lontano un pernottamento in uno dei punti di partenza dei 6 itinerari. Non solo sarà quindi possibile visitare complessi e monumenti, ma anche assistere a spettacoli di reading e di danze e degustare prodotti tipici, come durante la colazione prevista al Museo della Ceramica di Mondovì il 22 luglio. I territori visitabili saranno quelli del Savignanese, Fossanese, Monregalese, la Valle Maira, la Valle Stura, la Val Po e Saluzzo. In ognuno però di questi itinerari si cercherà di non andare a vedere i soliti posti, ma di andare alla ricerca di posti meno noti. Parlo ad esempio del Museo Mallè di Dronero, che è una casa museo molto bella, che nasce da una collezione privata, poco conosciuta al grande pubblico, piuttosto che le Grotte dei Caudano nel Monregalese, che sono sempre un po' penalizzate rispetto alle più famose grotte di Bossea. Un progetto che mira a valorizzare il territorio cuneese al di fuori della provincia. Il giovane consorzio Fossanese Tourist Lab propone infatti partenze in pullman da Torino, Savigliano e Fossano. L'importante è prenotarsi al numero verde del consorzio 897 82 54. Il turismo va sempre più nella direzione di cose originali, piccole, particolari, tipiche, e quindi il territorio in questo è una risorsa importante. Noi abbiamo delle basi minime, diciamo, di partenza anche per organizzare proprio i gruppi di viaggio, che sono intorno alle 20 persone. Da lì in su siamo strutturati per organizzare i viaggi. Io stessa devo dire che nella progettazione mi sono resa conto che noi possediamo un patrimonio artistico di bellezza incredibile e che purtroppo sono proprio poco conosciute. Tutt'oggi diciamo che il nostro mandato si chiude qua e queste sono le cose che abbiamo fatto in questa fase di startup, e naturalmente ci auguriamo che col nuovo CDA le cose continuino così.